Quando si realizza un e-commerce oppure si lancia una startup online, è fondamentale, è critico ridurre il più possibile i rischi di impresa. I rischi di impresa sono tutti quei rischi che potresti incorrere durante la tua attività, quindi i rischi sulla tutela del tuo prodotto, i rischi su una pianificazione non corretta del tuo budget, dei tuoi investimenti, delle tue strategie o su una concorrenza accentuata all'interno del tuo mercato o ancora su altre problematiche relative al tuo prodotto e al tuo servizio. Vediamo quindi quali sono le metodologie e le strategie per ridurre il più possibile i rischi di impresa. Il primo step riguarda la pianificazione corretta. La pianificazione è necessaria in qualsiasi business, così come è necessaria in un business online. Effettuare una pianificazione corretta, quindi pianificare tutte le attività necessarie per sviluppare e far crescere il proprio e-commerce, le strategie di marketing, come gestire i ruoli, le persone, come gestire la propria azienda, i propri prodotti, il proprio servizio clienti, è fondamentale soprattutto nella fase iniziale. Così come è fondamentale non solo pianificare l'attività gestionale e aziendale, ma anche pianificare la propria attività e la gestione finanziaria. Quindi avere un budget adeguato per gestire tutte le attività che saranno necessarie successivamente per sviluppare il proprio e-commerce è fondamentale. Un altro aspetto molto importante è sicuramente la marginalità sui propri prodotti. Avere dei margini a disposizione per far crescere in maniera sana e soprattutto sviluppare la propria attività sul lungo termine è molto importante per qualsiasi business, così come è importante per un e-commerce. Ci sono diverse strategie che puoi adottare per aumentare i tuoi margini sui tuoi prodotti o per aumentare il tuo utile netto. Su questo aspetto abbiamo fatto altri video che ti consiglio di andare a guardare. Un altro metodo per ridurre i rischi di impresa è sicuramente quello di avere degli accordi diretti, degli accordi particolari con i fornitori. Avere degli accordi direttamente con i propri fornitori e avere soprattutto degli accordi scritti è molto importante per qualsiasi attività, così come è importante per un e-commerce. Questo ti permette di ridurre qualsiasi criticità che potresti avere su eventuali servizi, magari su eventuali mancanze sul prodotto o sul servizio del fornitore e qualsiasi problematica futura perché potrai far riferimento al tuo contratto, al contratto che avete stipulato. Oltre ad avere degli accordi diretti e scritti con i fornitori, è anche importante avere più di un fornitore per ciascun prodotto o servizio. Questo ti permette di ridurre al minimo i rischi che potresti avere con un unico fornitore, quindi avendo magari un prodotto che viene consegnato solo da quel determinato fornitore, quindi se ci sono dei ritardi di consegna oppure ci sono delle mancanze sul prodotto, potrai far riferimento a un altro fornitore mantenendo inalterato il tuo servizio verso il tuo cliente finale. Un altro metodo, un'altra strategia per ridurre al minimo i rischi di impresa è quello di ottimizzare sempre il proprio e-commerce in maniera continuativa e costante e cercare sempre di fidelizzare i propri clienti al massimo, quindi cercare veramente di ottenere una customer lifetime value molto lunga, quindi di ottenere più vendite, più acquisti da parte del tuo cliente finale in modo tale da poterlo sostenere, poter sostenere il tuo business sul lungo termine. Un'altra strategia per poter ridurre al minimo i rischi di impresa è quello di ottenere la massima ottimizzazione delle conversioni all'interno del tuo e-commerce e cercare di ottimizzarlo in maniera costante e continuativa effettuando dei test, degli A/B test che abbiamo visto in altri video e effettuando tutte le attività necessarie per una buona CRO, quindi un'attività di ottimizzazione delle conversioni. Oltre ad ottimizzare le conversioni, quindi cercare di aumentare il numero di utenti che vengono convertiti in clienti effettivi, devi anche ottimizzare i clienti che già possiedi, quindi ottimizzare la fidelizzazione dei tuoi clienti, servizio di assistenza clienti e utilizzare tutte quelle strategie di marketing che ti servono per massimizzare la customer lifetime value. L'ottimizzazione del proprio e-commerce è importante, così come è importante anche la propria gestione aziendale e l'ottimizzazione del proprio magazzino. Cercare di ridurre al minimo il proprio stock, quindi i propri prodotti in giacenza, è molto importante per poter ridurre il più possibile i rallentamenti che potresti avere su eventuali altri investimenti, sulla tua redditività e soprattutto avere più cash flow disponibile. Molti e-commerce vendono dei prodotti stagionali. Se questo è il tuo caso, devi cercare di ridurre anche i rischi di impresa a livello proprio di gestione delle tue vendite durante l'anno. Se i tuoi prodotti vengono venduti solo in un determinato periodo dell'anno, devi cercare di capire cosa potresti vendere, cosa potresti fare per aumentare le vendite o comunque cercare di vendere i prodotti anche il resto dell'anno. Facciamo un esempio concreto: se tu vendi solo marmellata di fragole, che è sicuramente il periodo migliore, è verso primavera,
quindi andando tra marzo e verso metà giugno, sicuramente dovrei cercare di vendere altri prodotti come potrebbe essere la marmellata di castagno oppure delle altre salse che potresti vendere all'interno del periodo invernale o autunnale. Sempre facendo riferimento al settore food, se hai dei prodotti deperibili, quindi dei prodotti che hanno una scadenza molto vicina, devi ottimizzare il più possibile le tue vendite e cercare di ridurre al minimo il tuo stock e le tue giacenze. Un ultimo consiglio che ti vorrei dare, ma forse il più importante per poter ridurre al minimo i rischi di impresa, i rischi della tua impresa se ti lanci in un'attività di e-commerce online o se lanci una startup online, è quello di formarti e studiare in maniera costante e continuativa tutte le strategie nuove, tutti gli strumenti nuovi e imparare anche nuove tecniche che ti possono permettere di ottimizzare il tuo e-commerce e massimizzare i tuoi guadagni.